Sono molto onorato di presentare a tutti quanti voi Mr. Alan Rickman. I ragazzi di Gifoni, Mr. Alan Rickman, ancora una volta. Diamo la parola per la Q&A section. Mille grazie. Ma tu riesci a vedere? Io non ti ho seguito solamente in Harry Potter e volevo anche in Sweeney Todd e volevo sapere per te com'è stato lavorare con due grandi artisti come Giuseppe e Tim Burton. Not any Harry Potter. I'd like to know, what was it like to work with two great artists such as Johnny Depp and Tim Burton? I loved working with Johnny Depp. Yeah, he's a proper actor and he shares his time and his talent with his fellow actors. And Tim Burton is a lot of fun. In Harry Potter diciamo cambia la propria esistenza grazie all'amore per Lily e quindi vorrei sapere se nella vita reale una cosa del genere sia possibile. Well, thank you and I think to be serious I think when it comes down to it love is all that matters. Volevo sapere se c'era mai stato un ruolo che per te è stato particolarmente difficile da interpretare e se sì perché. I would like to know, has there ever been a role that was or a character that was difficult for you to act out? And if so, why? I like my work to be difficult. A me piace che il mio lavoro sia difficile. I think if it's easy, there might be something wrong. Quindi penso che se invece sia semplice c'è qualcosa che non va. But you know, sometimes you have to work. There was one film I did where it was so cold I couldn't move my mouth. C'era un film in particolare che ricordo che faceva talmente freddo che non riuscivo nemmeno a muovere la bocca. So sometimes, you know, the world and the elements take charge. Perché alcune volte il mondo e gli elementi naturali prendono il sopravvento. But I enjoy the difficulties. Ma a me le difficoltà in effetti piacciono molto. I want to ask you, what are the differences between the preparation of a character in a movie and the character of a live show? Vorrei sapere qual è la differenza tra preparare il ruolo per un personaggio in un film ed il ruolo per il personaggio in una serie televisiva. I haven't really done very much television yet, so... For theater. In film you very often have no rehearsal and so you have to be very ready on take one, so there's a lot of different preparation. And also on film you are, you know, there's you, there's the camera in front of you and there are maybe 100 people behind the camera and all of them are experts. Diciamo che per quanto riguarda il personaggio per un film la cosa è che devi, non hai molto per prepararti e quindi c'è un unico take e devi dare il massimo. Poi ci sono centinaia di persone dietro le telecamere che sono tutte esperte e stanno lì per cercare di rendere la cosa quanto meglio possibile. And in the theater, when the rehearsal period is over, there's you and there's what looks like this. Invece, per il teatro, nel momento in cui finisce il periodo di preparazione, c'è una situazione del genere, sei tu e ci sono le persone che stanno lì per te. It's
except the lights are out. A parte il fatto che non ci sono luci, ovviamente. So in the theater, the actor is very much more in charge of his destiny. Quindi in effetti nel teatro il personaggio, l'attore, è molto più in controllo della sua situazione, della sua vita artistica. But I'm lucky because I've had time to know how one discipline can help and affect the other. Ma io sono fortunato perché ho avuto abbastanza tempo per capire come una delle due discipline possa influenzare l'altra. Poiché lei da attore di teatro, ma è sia attore di teatro sia ha recitato in film tratti da libri, come Ragione e Sentimento, che è un film amatissimo, cioè un libro amatissimo, come si diversifica la preparazione di un attore che deve recitare un film tratto da un libro e che quindi ci possono essere magari delle divergenze tra ciò che vuole il regista e ciò che è scritto nel libro e la difficoltà oppure il comportamento dell'attore in questi casi? Grazie, siamo onorati di averla qui. So, you have acted both at the theater and in films that have been taken from books, such as Sense and Sensibility, for example, by Jane Austen. My question is, how do you react or behave when there are differences between what the film director wants and what's in the book? So what do you do in those situations? You have to become a politician. Devi diventare un politico. So you have to, and a boxer, you have to fight your corner. E poi anche un pugile, quindi devi saper tenere il tuo angolo. So, but always driven by what you think. So when we made Sense and Sensibility, the most important two words were Jane Austen. Quindi quando abbiamo fatto Sense and Sensibility, le due parole più importanti erano Jane Austen. Vorrei sapere in quale ruolo che hai interpretato tu ti rispecchi maggiormente e qual è stata la tua battuta preferita in assoluto. Of all the roles, all the characters you have played, which is the one you like the most? And of all the things you have said as an actor, which is the one that you have enjoyed saying the most? Which line? I don't really have a favorite, because you have to remember that when you work, it's not just a character, it's a different group of actors who become friends and different countries that you worked in that you build a relationship with. So my memory is never of the character. Io devo dire la verità, non ho un personaggio preferito, perché il girare un film, fare un personaggio, non è solamente il personaggio in sé, ma anche dipende anche da tutte le persone con le quali hai lavorato, perché si crea un certo spirito, e quindi non sono legato ad un personaggio in particolare. Thank you. Volevo chiedere da dove è nata l'idea di girare L'ospite d'inverno, il film di Winter Guest, o meglio da chi o cosa ha preso ispirazione per dare vita ai personaggi di Frances Elsbeth. Poi se magari potresti dire Always in modo da così la passata, grazie. The film The Winter Guest, I would like to know where the idea came from. And where did it come from? Where was it born? And where did you get the idea for characters such as Everett and
Frances. Frances and Expert. And Expert. The idea came from a conversation with a friend of mine called Lindsay Duncan, with whom I have acted a lot in the theater. L'idea è venuta da un mio amico che si chiama Lindsay Duncan, con cui ho lavorato al teatro. And she was telling me about her mother, who was in the early stages of Alzheimer's disease. E mi raccontava di sua madre che purtroppo mostrava i primi segni dell'Alzheimer. And that she had found her one day in the garden wearing a wedding hat and Wellington boots. E che l'aveva trovato un giorno in giardino con un cappello da sposa in testa e degli stivali molto molto alti e di gomma. And she was pruning the roses. E stava potando le rose. And but when Lindsay told me that, she was smiling. Ma quando Lindsay mi disse questa cosa, comunque stava sorridendo. And there was something that was happy and sad about the image. E c'era qualcosa di questa immagine che era sia triste che felice. And then I talked to another friend, a writer called Sharman McDonald. E poi ho parlato con un altro scrittore amico, Sharman McDonald, who now has a very famous daughter called Keira Knightley. Che adesso ha una figlia molto famosa che si chiama Keira Knightley. And I said, will you write a script about this story? And she said yes. So the story then became All Hers. E poi and the names. E le ho chiesto se voleva scrivere uno script per questa storia. Lei ha detto di sì, e quindi tutti i nomi e i personaggi del film sono suoi fondamentalmente. I will say never. States. I'm part of the staff of the Italian Quidditch Association, and I don't know if you already know this, but in England there are lots of Quidditch teams, and I just wanted to know what do you think about real Quidditch, if you know something about it, and if I can give you an opinion of the Italian Quidditch Association. That would be an honor. I think Quidditch would be much too difficult for my character with all of those black clothes. Penso che Quidditch sarebbe molto difficile per il mio personaggio visto tutti quei panni e vestiti neri che indossa. No, he just watches. No, lui semplicemente guarda. Volevo chiederti, quando hai letto il copione dell'ottavo film di Harry Potter, ti aspettavi un cambiamento drastico come quello che è avvenuto in Piton? Qual è stata la tua reazione? Grazie. When you read the final book of the Harry Potter saga, were you surprised in the difference in... Quale personaggio? Snape! Piton! Were you surprised in the change in your character, Snape? I was relieved. I don't know about surprised. Diciamo che ero contento, non so sorpreso, però ero contento del cambiamento. I thought it was a proper ending. Ho pensato che fosse il finale giusto.